Cappellini e Luca la Notte, lo ricordiamo, sono seguiti da Paola Mezzadri, da Nicolai Morozov e da Walter Rizzo, che lavora con loro costantemente. Walter Rizzo, che abbiamo incontrato anche ad Hackensack, mentre seguiva proprio gli allenamenti del gruppo di Morozov, e con lui abbiamo commentato anche la scelta della Leonova. Stava provando mille musiche, tantissime cantate, perché così Morozov voleva. Una Leonova che è carina, si è fermata anche a parlare con noi, molto serena, molto soddisfatta della sua scelta, e che poi ha creato questo nuovo personaggio, appunto, che poi vedremo tra poco. Intanto, ovviamente, sul ghiaccio Haruka Imai, questa ragazza giapponese, 18 anni, l'abbiamo già vista a Skate America, dove ha ottenuto una quarta posizione, e da quest'anno si allena con Jason Dungeon e Yuka Sato, allenatori che sono stati scelti anche da Valentina Marchei. Flip, doppio tollo. Triple loop. Doppio Axel. Haruka Imai, una presentazione davvero sofisticata ed elegante per questa atleta giapponese, Sì, Fabrizio. sono rimasto colpito tantissimo per quello che è riuscita a creare. Ha creato un'atmosfera completamente particolare. Il pubblico era rimasto completamente incantato dalla leggerezza e dall'eleganza di questa atleta che ha eseguito i suoi elementi senza nessun tipo di problema. Giustamente gli elementi che magari non sono difficili come quelli che sono stati presentati dalle ragazze che adesso sono in cima alla classifica. Però veramente una qualità, un'eleganza, un modo di presentarsi e di voler comunicare al pubblico questa sua gioia nel patinare. Vedi come anche ringrazia il pubblico uscendo e come è molto discreta ed è contenta di aver patinato di fronte a questo pubblico. Per cui sono veramente curioso. Secondo me i giudici non potranno che apprezzare dal lato dei components Beh, era questo davvero atteggiamento. raffinata, no? Hai potuto notare che con gli stop, con l'eleganza, con dei movimenti coreografici e con le trottole il pubblico ha riscontrato la qualità applaudendo. Ecco il primo elemento, secondo elemento solamente doppio questo salto, il toe loop.
questo è il triplo loop 1, 2 e 3. Un'altra caratteristica molto importante per andare a riconoscere la qualità di un salto è la capacità nell'atterraggio del patinatore di continuare a scivolare. Vediamo adesso che il salto viene staccato, questo doppio axel, quando si atterra, ecco qua era un po' sulla punta, avete visto che ha frenato. La capacità di far scivolare i salti durante l'atterraggio e mantenere una bella posizione in uscita è un dettaglio riconosciuto e valutato dalla giuria. Vediamo perché il suo best stagionale è di 54,67, ma ha davvero fatto un bel programma. Ricordiamo che al comando c'è Adelina Sotnikova con 57,79, ma il miglior punteggio tecnico finora è quello dell'altra russa, Sofia Biryukova, sì, che ha ottenuto 31,56 di Technical Elements, sì, contro i 31,10 di Adelina Sotnikova, naturalmente, che è piaciuta molto di più nei components con 27,69 contro i 24,74 della Biryukova. Vediamo per Aluka Imai. Sì, Sofia Biryukova, come hai detto te, ha presentato una combinazione di due tripli, il triplo Luz e il doppio Axel, senza nessun errore. Magari non ha convinto a livello dei components, perché sicuramente a livello tecnico è risultato il programma migliore. E allora il punteggio di 55,20 comunque è il terzo short fino a questo momento, con 55,20, 26,04 per i program components, 29,16 per i technical elements, addirittura il quarto esercizio per livello tecnico, il secondo per program components. Molto e bene. Dunque 55,20, ma va a migliorare il suo best stagionale che era di 54,67.